Buonasera, siamo qui in centrale oggi per la rassegna Politecnica, rassegna che è stata introdotta qualche settimana fa, il 5 di novembre, con l'incontro con Giuseppe Lupo e Giorgio Bigatti, che sono i curatori della raccolta La fabbrica di carta, che ha al centro proprio la letteratura industriale, o meglio la rappresentazione che scrittori e poeti, sottolineo la parola poeti perché introduce il tema e l'autore di oggi, hanno avuto appunto col mondo del lavoro nel Novecento e quindi soprattutto col mondo dell'industria e della cultura tecnica, industriale e operaia, aggiungo anche. Questo percorso, come sappiamo, ha già visto nell'incontro precedente la partecipazione della Compagnia dei Lettori, che ricordo e ringrazio anche qui pubblicamente per il loro contributo. È una realtà milanese molto importante perché mette al centro la lettura ad alta voce con uno scopo di promozione naturalmente della lettura in sé, ma anche di creazione delle relazioni anche in situazioni di difficoltà come appunto gli ospedali o per chi non può leggere per altre problematiche. Benissimo, veniamo all'autore di oggi e cosa sentiremo tra pochissimo dalla voce di Ida Campagnola della Compagnia dei Lettori. L'autore di oggi è Elio Pagliarani. Elio Pagliarani è un poeta italiano, scomparso nel 2012, che ha attraversato in maniera significativa il panorama letterario italiano, collaborando a riviste letterarie importanti, a partire da quelle, diciamo, dell'Orbita e dell'Universo di Vittorini, penso innanzitutto al Menabò, dove ha scritto a lungo. Ma soprattutto Pagliarani, oltre a essere anche un critico teatrale, è un poeta che ha partecipato in maniera significativa alla stagione della neoavanguardia. Per intenderci, ce l'ho qui, perché lo avevo nella biblioteca personale, nella raccolta I Nuovissimi, a cura di Alfredo Giuliani, che è un po' l'anticipazione del gruppo 63. Gruppo 63 che, come molti ricorderanno, segna un po', come dire, un momento di rottura nel panorama culturale italiano, appunto, in cui poeti, scrittori, ma anche pensiamo a una figura centrale e che avrà un ruolo poi fondamentale, come Umberto Eco, si mettono in qualche modo in rottura, appunto, rispetto non solo alla tradizione letteraria, diciamo, precedente alla guerra, ma anche con le figure che erano emerse, nel secondo dopoguerra, con un'idea, appunto, di utilizzare il linguaggio in maniera anche molto, la lingua in maniera molto sperimentale, ecco, quindi sia dal punto di vista dell'utilizzo della lingua poetica in particolare, sia rispetto ai temi trattati che potevano essere molto lontani anche da uno sguardo più realista sulla società. E Pagliarani però si discosta un po', a dir la verità, da questa impostazione, nel senso che l'estratto che leggeremo oggi dalla sua opera forse più famosa, che è La ragazza Carla, un poemetto che è narrativo, cioè racconta una storia effettivamente, una storia che ci interessa in questo contesto proprio perché si svolge nella Milano del dopoguerra, nella Milano della ricostruzione e già dei prodromi del miracolo economico, in cui questa ragazza, diciamo abbastanza umile, che frequenta le scuole serali per diventare dattilografa, trova lavoro e incomincia questo suo inserimento nella società da adulta, possiamo dire. E venendo da una famiglia, dicevo, umile di origini, sua madre è vedova, non c'è quindi il padre, e la sorella è sposata con un uomo che vive in casa con loro.
Quindi questo racconto, che sentiamo tra brevissimo, appunto tratteggia questo mondo di questa Milano industriale, ma in cui anche il commercio anche con l'estero comincia a essere molto rilevante e quindi anche il mondo degli uffici aperti a queste attività. Ma direi di lasciare subito la voce e le immagini a Ida Campagnola, che ci legge questo estratto della ragazza Carla di Elio Pagliarani, e poi possiamo tornare a fare alcune considerazioni. La ragazza Carla di Elio Pagliarani, 1960. Carla Dondi fu Ambrogio, di anni 17, primo impiego stenodattilo all'ombra del Duomo. Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro. Sia svelta, sorrida, impari le lingue qui dentro, le lingue oggigiorno, ma lei capisce dove si trova? Transocean Limited. Qui tutto il mondo è certo che sarà orgogliosa. Signorina, noi siamo abbonati alle pulizie generali 2 volte la settimana, ma il signor Patrek è molto esigente. Amore al lavoro e amore all'ambiente. Così nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino. Sarà la sua prima cura la mattina. Ufficio A, ufficio B, ufficio C. All'ombra del Duomo. Di un fianco del Duomo, i segni colorati dei semafori, le polveri idrice elettriche mobili sulle facciate del vecchio casermone d'angolo, fra l'infelice Corso Vittorio Emanuele e Camposanto, Santa Radegonda, Odeon, bar, cinema, teatro, un casermone sinistrato e cadente che sarà la Rinascente. Ecco, 100 targhe d'ottone come quella, Transocean Limited Import-Export Company. Le 9 di mattina al 3 febbraio. La civiltà si è trasferita al nord come è nata nel sud per via del clima. Quante energie distilla alla mattina il tempo di febbraio qui in città? Carla spiuma i mobili. Aldo Lavagnino coi codici traduce telegrammi in night letters. Una signora bianca ha cominciato i calcoli sulla calcolatrice svedese. Sono momenti belli. C'è silenzio e il ritmo di un polmone, se guardi dai cristalli quella gente che marcia al suo lavoro, diritta, interessata, necessaria, che ha tanto fiato caldo nella bocca quando dice buongiorno. È questa che decide e son dei loro, non c'è altro da dire. E questo cielo contemporaneo, in alto, tira sulla schiena. In alto, ma non tanto, questo cielo colore di lamiera, sulla piazza a Sesto, a Cinisello, alla Bovisa, sopra tutti i tranvieri al capolinea, non prolunga all'infinito i fianchi, le guglie, i grattacieli, i capannoni Pirelli coperti di lamiera? È nostro questo cielo d'acciaio che non finge Eden e non concede smarrimenti. È nostro ed è morale il cielo che non promette scampo dalla terra. Proprio perché sulla terra non c'è scampo da noi nella vita. Ecco, la prima cosa che vorrei far notare, e noi naturalmente abbiamo ascoltato i versi letti benissimo da Ida Campagnola, ma è proprio la struttura della versificazione da parte di Pagliarani. Lui li chiamava dei versi a fisarmonica, cioè proprio sono versi liberi che, e qui capiamo anche l'elemento forte di sperimentazione, che lavorano anche con un montaggio in cui non solo si inseriscono dei gerghi, ad esempio in questo caso il gergo commerciale,
con l'uso dell'inglese, ma non solo, che tra l'altro crea un effetto anche di straniamento, perché la giovane appunto impiegata Carla, di anni 17, come ci viene ricordato all'inizio, si trova in qualche modo spaesata in questo ambiente che non conosce e che in buona misura anche non comprende. E quindi l'uso di questi innesti, che in altre parti del poemetto saranno ad esempio anche innesti relativi al manuali per diventare dattilografa, quindi con il gergo anche tecnico da questo punto di vista, insieme a una descrizione della città, dell'ambiente, ma sempre con una forte aderenza sul personaggio. E qui vengo anche ad altri elementi, secondo me, interessanti di questo estratto che abbiamo letto. Innanzitutto la protagonista è una donna, e è una giovane donna, giovanissima. Come dicevo, c'è anche un elemento, per così dire, sociale, di classe, nella sua origine, nel trovarsi invece in pieno centro a Milano, Piazza del Duomo, e quindi c'è anche da parte dell'autore una forte scelta di sottolineare lo sguardo di genere. Non a caso all'inizio lei entra come prova dattilografa, le viene detto di fare le pulizie dell'ufficio. Questa è una notazione non casuale da parte di Pagliarani, naturalmente. Quindi la descrizione che viene fatta di questa Piazza del Duomo che si anima, secondo me è molto efficace. Se avrete modo di leggere altre parti di questo poemetto, che si può trovare, per chi fosse interessato, completo nelle edizioni del Saggiatore, che ha pubblicato tutta l'opera di Pagliarani proprio, se non sbaglio, l'anno scorso, due anni fa. Quindi, dicevo, per chi vuole leggere, si trova una descrizione anche molto, molto vivida della città di Milano. E, dicevo, del Duomo che si anima, che lei guarda un po' dall'alto della finestra di questo ufficio, che guarda la vita che ferve, che inizia a fervere nella città. E c'è un verso che voglio richiamarvi in chiusura, che secondo me è un richiamo molto interessante, perché si dice: c'è silenzio e il ritmo di un polmone, se guardi dai cristalli, quella gente che marcia al suo lavoro, dritta, interessata, necessaria. Ecco, questo ritmo di un polmone, vi faccio notare un richiamo a forse una delle più belle canzoni che ha descritto Milano, che è Milano di Lucio Dalla. Chi se la ricorda, penso tutti, è una canzone, veramente un ritratto di città bellissimo, come Dalla era in grado di fare, e in quello che è un po' il ritornello della canzone, Dalla canta Milano 3 milioni e il respiro di un polmone solo. Quindi è curiosa anche questo richiamo, forse non del tutto casuale, perché ricordiamo che Dalla collabora con un grande poeta come Roberto Roversi, quindi magari c'è anche questa suggestione dalla ragazza Carla di Elio Pagliarani. Quindi vi invito a leggerle tutto il poemetto, perché è veramente molto, molto gustoso e interessante, e ci vediamo per la prossima, il prossimo incontro di Politecnica, con un altro estratto e un altro autore. Grazie a tutti.